già fatto, metto in barra, mi metto sul Zoom. Metti un barra, Signore e signori, alza la randa. mi sa, vorrei dirvi, cari, che siamo in diretta. E quindi, siccome di solito faccio sempre la solita presentazione della Coaching Parade, oggi, in questo venerdì, mi sono chiesto come faccio a presentare questa persona alla quale io tengo così tanto? In maniera molto semplice. Sai come faccio? Ciao Gabri! Ciao Luca, come stai? Ciao Gabri. Giuse. Sì, sta bene. Gabriele, per chi ovviamente ancora non lo conoscesse, è uno dei più importanti mental coach sportivi e anche business in Italia, perché ha al suo attivo tantissimi successi con i suoi atleti. Ho la fortuna di essere uno dei suoi coachee. Quindi sono contento di essere qui con lui oggi e quindi siccome è stato il primo coach che ho avuto, diciamo anche l'unico, perché poi dopo mi sono coachato da solo. Poi sei diventato autonomo, non avevi più bisogno di nessuno. Infatti, da quando sono diventato lupo arcobaleno, che poi magari se sa voglia si spiega che cos'è. Molto volentieri. E quindi niente, comunque dai. Oggi mi fa molto molto piacere di essere qui. Il Covid non ci permette di poter avere la solita formazione con Giuseppe accanto. Mi dispiace perché comunque Giuseppe è qui vicino a me, però è in un'altra postazione proprio per una questione di rispetto della distanza sociale. Anche noi facciamo la nostra parte come tutti, come si deve in questo momento particolare. Bene, Gabri. La prima cosa che ci viene in mente di dire è come mai un giorno ti è venuto in mente di fare il coach? Allora, io nasco come allenatore di basket. Avevo 23 anni e seguivo una squadra under 17. Eravamo imbattuti nel campionato regionale e avevo il grande onore, la grande fortuna di allenare ragazzi meravigliosi che davano tutto loro stessi. E mi chiedevano a me, allora 23enne, 24enne, quindi non avevo nessun tipo di risposta da potergli dare, a parte le mie, quelle che avevo sviluppato nella mia vita. Loro mi chiedevano: ma come devo pensare all'università? Come devo provarci con quella ragazza? Mi chiedevano quesiti che erano sulla vita. E io, grazie a loro, ho cominciato a pormi una domanda: ma esiste qualcuno che ti dà degli strumenti così che tu prendi delle decisioni in maniera autonoma? Perché la mia paura più grande era dire la mia e basta. Cioè, il rischio è vincolare la vita di un altro solo con quella che è la tua mera esperienza. Quindi andare a creare dei blocchi, perché magari quei blocchi ce li hai te. E quindi io ringrazierò sempre quei ragazzi meravigliosi perché, io dico sempre, per essere degno di loro, ho affrontato anche delle mie paure importanti. Per il mio passato, avevo determinate aree grigie, oscure, che facevo finta che non c'erano. E per meritare il fatto che avevo dei ragazzi così fantastici, ho voluto affrontare queste cose. E la cosa bella che ricordo ancora adesso è che andai a fare un corso sulle emozioni per affrontare uno di questi grandi blocchi che avevo nella mia vita, e andrai con la tuta d'allenatore, perché eravamo imbattuti, e mi ricorderò sempre, salii nel treno per andare verso Vittorio Veneto con questa idea: tu vai da imbattuto, ritorna imbattuto. Quindi significa vinci questa gara, non puoi permetterti di perdere questa occasione che hai nella tua vita. E ancora adesso io quel vestito ce l'ho, non lo indosso mai, però a volte lo prendo, ne sento il profumo, perché mi ricorda che quando vuoi un qualcosa devi metterci tutto, non puoi giocare al risparmio.
E poi dopo da lì è nato il desiderio. Ho parlato con una mia cara amica psicologa che mi disse: guarda, io ti vedo bene con questo ruolo perché se gli altri ti riconoscono questa capacità, si fidano così tanto di te e tu hai questa premura, è bene che tu impari degli strumenti che possano essere utili per loro. E da lì è partito questo grande viaggio che mi ha portato ad oggi qui a parlare con te, a conoscerti, a conoscere Giuseppe, a conoscere atleti di caratura internazionale, a tenere in questa mano un oro olimpico, quindi sapere quanto pesa, che è freddo, che è grande, che è un qualcosa di meraviglioso, oppure saper piangere davanti a un obiettivo mancato, perché anche lì saper aiutare una persona a rialzarsi quando non si ha voglia. Che ci sono dei momenti nella vita in cui non hai voglia, però è importante in quel momento avere le persone giuste che con la vicinanza, con la perseveranza ti aiutano ad aprire gli occhi, a scuotere la polvere e rialzarti. E io sono onorato di aver condiviso quello, perché molto spesso si dice che il fallimento sia un qualcosa di totalizzante. Se hai fallito una volta, hai fallito per sempre. Non è così. Non è così. Oh, Possiamo stavo dirlo leggendo fortemente. stamattina la storia di KFC, quel signore, no? Che praticamente ha fallito l'inimmaginabile fino alla bellezza di 60 e rotti anni, è andato in pensione, ha fatto una ricetta e l'ho detta in 3 secondi, però praticamente ha fatto un successo talmente grande che a 88 anni era plurimilionario. Lui aveva cominciato la sua attività a 60 e passa anni perché era andato in pensione, gli avevano dato 100 euro lo Stato. E lui è quello che praticamente, in quella faccetta con il pizzetto, non Il so se avete presente, CFC pollo, quello lì che è il americano, pollo, il chicken, il cioè chicken. quello lì è un esempio. Io ovviamente però me lo tengo tatuato come concetto perché, cavolo, se tu hai fatto tutto questo, no? Cioè se magari una volta uno sbaglia qualcosa si sente già un fallito. Allora, questo qui che doveva fare, che praticamente aveva fatto di tutto e di più, che non vado nello specifico perché non sarebbe troppo lunga, quindi è proprio una questione mentale di quello che praticamente uno può riuscire a fare e a trarre da dentro di sé. È anche una questione di ristrutturare determinati termini che nell'ambiente esterno ormai circolano e hanno una concezione che può essere negativa. Tante volte mi hai sentito la mia crociata sulla parola sacrificio, che è rendere sacro, cioè l'etimologia della parola sacrificio significa rendere sacro. Se noi invece andiamo e diciamo, oh, per ottenere questa cosa dobbiamo fare un sacrificio, la maggior parte delle persone, se sei davanti a un'aula, fanno una faccia, oh no, Sì, disgusto, perché c'è allontana. l'espressione. E invece se riscopri, perché molto spesso è il riscoprire il vero significato delle parole, ti porta alla libertà. Quindi oggi leggevo fallire, viene da fallere, che significa ingannare, quindi è un inganno, cioè il fallimento, perché? Perché si può andare avanti. Non è un evento e la mia vita è determinata da quell'evento. No, la vita è una successione di eventi, quindi c'è quell'evento, ce n'è stato un altro prima, ce n'è stato un altro dopo, ce ne sono davanti mille avanti a me, ce ne sono mille dietro di me. La cosa importante è che da ogni evento, da ogni esperienza, noi la possiamo vivere, che sia piacevole o non piacevole, che sia sfidante, che sia dolorosa, che sia bella, che sia brutta, però viviamola, abbiamo il coraggio di viverla e come tu ben sai, il mio motto a tutta vita che deve essere urlato è prenditi il coraggio di urlare ogni emozione che hai dentro di te. Cioè la vita va vista a tutta vita, cioè non una parte. Cioè, difficilmente mi sentirete dire solo pensate positivo, non è così. La vita è un insieme di sfaccettature. E quando prendi il 100%, allora lì incominci a vivere realmente felice, secondo me. Assolutamente sì. Mi toglie una curiosità e ci tengo a voler sottolineare. Sai benissimo quanto stiamo facendo noi con l'Academy oggi. Vorrei tanto che venisse capito per bene da tutti coloro che ci seguono, che hanno frequentato fino ad oggi l'Academy e che avranno la possibilità di farlo prossimamente.
Allora, tu mi dicevi che ti sei avvicinato al mondo del coaching, perché cercavi qualche strumento, qualcosa di nuovo per poter avvicinarti a migliorare, diciamo così, una sorta di comunicazione verso i ragazzi che tu allenavi. Io ci sono, ad esempio, arrivato in maniera diversa, cioè tu cercavi già una comunicazione verso gli altri, nel caso mio io ci arrivo invece come crescita mia personale. Poi questo ci ha indirizzato entrambi ad essere oggi dei mental coach e mi auguro di poter raggiungerti ai livelli anche tuoi. Facendo un passo Io spero che tu mi superi, così almeno mi dai un nuovo livello da poter crescere. Okay. Facendo un passo indietro, quando tu hai iniziato tutto questo percorso, chiaramente cioè, avevi visto quello che tu volevi fare, ma in realtà quando hai iniziato, cosa hai iniziato a fare per prima cosa? Allora, la prima cosa, logicamente io volevo apprendere degli strumenti che fossero utili nella mia vita e poi, per coerenza, potevo dare una mano a un'altra persona, perché non esiste che io posso dirti a te un qualcosa che io non farei. Perché? Perché la mia comunicazione risuonerebbe vuota. Il fatto che questi ragazzi mi riconoscessero l'autorevolezza o mi riconoscessero della fiducia è secondo me, Gabriele, su quella cosa mi può dare una mano, perché? Perché se spingo dentro Gabriele, sento che è solido, sento che c'è roccia dentro. Non come molto spesso si incontrano delle persone che se gratti un attimo gli passi attraverso. Quindi c'è una solidità. Io poi questa solidità l'ho sviluppata con tutte le strategie che hanno permesso a me di essere più solido e poi aiutare gli altri a essere solidi. Questo perché hai fatto un gran lavoro su te stesso. In primis quello, cioè. Volevo arrivare qui. Sì, chiaro, Ovviamente assolutamente. io ho fatto proprio una ricerca per iniziare a fare un lavoro di crescita su me stesso. E anche oggi spingo molto con l'Academy proprio alla gente a iscriversi per andare a fare proprio un lavoro su se stessi di miglioramento e di crescita. Poi io nel mio percorso una cosa. Poi cioè, ho entrato, ho iniziato a lavorare e mi ha appassionato, al punto tale che mi è piaciuto anche e l'ho trasformata, la sto trasformando in professione vera e propria. Quindi coach sia nella vita. Oggi noi lo stiamo facendo anche come attività vera e propria. Sì, questa è una cosa che mi viene di dire, perché magari ci sono tanti che magari anche stanno guardando e sapere bene che cosa si sta parlando di, quando si ragiona di coaching, no? Di mental coaching, è che dice, ma che cosa ti dà? Ma che cos'è di preciso? Perché guarda che veramente qualcuno se lo fa ancora questa domanda. Cioè, ma ti cambia la vita come? Cioè, intanto partiamo dal presupposto che cambia la vita, no? Perché cambia? Perché cambia il modo di come la vivi, no? Vivi più Cambi la te. vita, sì, cambia, no? Migliori la visione. Ma è il fatto di pensare, cioè, le cose che succedono sono sempre le stesse? Sì, anche se ovviamente un certo tipo di atteggiamento ti porta a fortunatamente avere dei risultati diversi. È diverso il modo in cui uno si approccia costantemente a ciò che succede. Qualsiasi cosa che succeda, cioè hai la possibilità tramite il mental coaching, tramite la PNL in particolare, di poter vedere quel determinata situazione con delle sfaccettature diverse. Quindi si stava parlando prima di ristrutturazione, no? Che in realtà è quello, no? Riuscire a ristrutturare un qualcosa che è ciò che avviene e farlo diventare un qualcosa che uno prova che va a trovare ciò che di positivo c'è in quella situazione per fare in modo che poi domani possa essere migliore. Spostare il focus da quello che possa essere un problema, magari di origine, a quello che è la soluzione e il benessere, il beneficio che uno trae da questo. Ora, è un discorso che per noi È ormai facile. diciamo è facile, Nel no? senso, dopo tanto allenamento. Cioè, ormai ce lo mastichiamo, ce lo diciamo e anche la linguistica che usiamo è, diciamo, strutturata in una certa maniera. Ad
altri magari ancora non si rendono conto di quanta possibilità hanno di crescere, di star meglio. E questo è quello che si diceva anche con Giuseppe sul discorso dell'Academy. Ok, lo fai perché vuoi fare il mental coach, vabbè, facciamo l'Academy, ti prendo il certificato, ok, vabbè. Ma se uno lo vuol fare per sé, ma lo fa per sé perché ovviamente può stare meglio lui. Infatti io, la partenza è stata la mia, ti ho detto, quella tua era per, io la mia era per lavorare meglio con i miei ragazzi, con la mia azienda, via, diciamo così. Io ragazzi, perché ormai... Però il fatto è che poi io mi sono innamorato di questa modalità di pensiero e questa modalità di poter vivere la vita. E questo credo che sia una cosa fondamentale, poter avere la forza di poterlo condividere e fare in modo che tanti altri possano stare bene altrettanto. Perché è un qualcosa, io ce l'ho addosso, c'è nulla da fare. Per me è molto più importante questo di quanto possa essere il guadagno, me ne frega poco, veramente poco. A me mi serve quello che serve per fare bene quello che si fa, punto. Cioè, quello è, ovviamente deve essere un discorso di rispetto di sé e ovviamente non è che non la fate bene, fratelli. Allo stesso tempo, però, è un qualcosa che, è, diciamo, non è certamente quello che mi traina. Ecco, voglio dire che quello, il mio desiderio è quello di creare posti di lavoro in cui le persone stanno bene e abbiano delle soddisfazioni importanti nella vita. Poi ognuno ha il suo, no? È una cosa che mi piaceva condividere proprio perché, per chiarire magari se c'è la possibilità, sempre di più, quale sia la finalità del coaching. Stare meglio. Vivere meglio. Vivere bene. Vivere bene. Se vogliamo è vivere bene. Vivere nel buono, perché comunque sia è questo. Se vogliamo, senza avere poi una specifica ragione. Esatto, mi sveglio, sto bene, cioè perché voglio stare bene. Sì, è così. Lo stato d'animo, il nostro caro amico stato d'animo, e quello che hai detto è molto giusto, nel senso che a volte i coach fanno fatica a parlare con le persone che non hanno ancora un livello di consapevolezza così elevato, proprio perché parlano a livello differente. Sì. E qui mi ricollego a Giuseppe quando parla di comunicazione, di quanto è importante entrare in empatia, fare rapport, se vogliamo utilizzare un termine PNListico, e se invece vogliamo utilizzare un termine terra-terra è parlare la lingua dell'altro. All'inizio a me molti corsi, quando facevo corsi, mi dicevano sì, bellissimo quello che dici, ma come lo calo nella mia vita? Allora io ho stravolto la modalità, e voi l'avete visto la modalità come io faccio aula, è completamente diversa, diciamo, magari non canonica rispetto a quello che abbiamo visto noi. Ma perché? Perché io mi rivolgo a un pubblico che non è un pubblico di professionisti, e quindi ho bisogno di parlare il linguaggio che la persona comprende. Cioè, è solo lì che allora costruisco realmente la fiducia. Mi piaceva fare questo piccolo distinguo. Assolutamente, assolutamente sì. Giuseppe, volevi far vedere qualche foto, così almeno... C'è ragione, mi perdo, poi quando ascolto molto volentieri Gabriele. Ma quando parla Gabriele, perché Gabriele, capito, è un affabulatore, ti mette lì. A parole, poi meglio di me. Vediamo un po', questo qui chi è? Questa foto di gruppo, cosa ti ricorda? Ci arriva al termine di una bellissima esperienza che personalmente, ma credo tutti noi in gruppo, ci ha fatto crescere tantissimo. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro con una società sportiva, con una squadra di ragazzi adolescenti, poco più di adolescenti, forse. Bello, bellissima. Questa mi ricordo la foto della Cina, chiusura dell'ultimo giorno. Eravamo sfiniti, però non si vede. No, si vede dal capello mio, guarda com'è ero ridotto, lascio perdere, mamma mia. Faccia storta mia. Allora, aspetta, che volevo condividerne altre, ma... Vabbè, lo faccio io, vai, che c'ho questa qua. Ho fatto dallo cursore, guarda. Questa qui? La vedete? No, non la vedo.
Qui le mie pose epiche, scusate se è poco. Qui eravamo a La Spezia. Sposa epica, sì. È la posa epica, guarda che sguardo ammaliante che ho. Sì, infatti. E eravamo alla Spezia, Luca. Tanta roba anche qui. No, spiegala, perché chiaramente vedendo solo voi due lì non capisco. Allora, eravamo a Lucca. Eravamo scemi, facevamo le cose scemi. Cioè, vabbè. Perché l'ironia è il sale della vita, signori. Se vi prendete troppo sul serio, siete bloccati. Se invece ridete di voi stessi, avete pieno accesso a tutte le vostre risorse. Quindi eravamo a Lucca perché giocava la nazionale di basket femminile contro la Svezia. Era una gara importantissima per permetterci di andare all'Europeo. Alla Spezia. Alla Spezia, no, ho detto Lucca. Hai detto Luca, sì. No, Mai stato a Lucca, non so perché ho detto Lucca. Vabbè, comunque. perché Che Luca mi ci sta, prendi? Daniele. È sempre con noi, Daniele, no? Quindi è anche contento della citazione. Ciao Daniele, dovunque tu sia. Eravamo alla Spezia e giocava la nazionale dove avevo tre atlete, la capitana Raffaella Masciardi, la leggenda del basket femminile, la nuova capitana di adesso Giorgia Sottana e la playmaker Eccola Giorgia. Francesca, questa è Giorgia con Luca. Che tra l'altro io faccio un po' fatica con il coso perché mi fa degli scherzi strani con queste foto, però ci provo, continuo a metterle. Sì. E Tu c'era parla, anche Daniele. Francesca Dotto. E niente, praticamente insieme a Luca abbiamo vissuto un po' la preparazione di questa partita. Mi ha visto un po' all'opera, mi ha visto che parlavo con una, parlavo con l'altra, trafficavo nel concreto perché era giusto. Trafficavi attenzione, perché vedi, questa foto potrebbe essere anche un po' malandrina. Ma di che. Stavamo festeggiando che avevamo vinto. Era stata una partita molto bella, poi ci avevano raggiunto anche Giuseppe e Franco. E ricordo anche dei biglietti che non si trovavano e io che ero andato in over di stato d'animo, ma va bene, questa è un'altra storia. Questa non la raccontiamo però qui, questa si racconta quando siamo qualche altra parte, dai, non Assolutamente. sì. Però vorrei raccontare la storia del lupo azzurro, del lupo arcobaleno. Credo che Terribile, questa terribile. sia una bella storia da raccontare. Vai te o vado io? Vai Vai. te, No, no, vai te, vai te. Sei padrone di casa. ah sì, figurati. Allora, siccome sono il padrone di casa, decido io. Vai. Allora, ricordo che quando parlammo la prima volta, quando facevamo la nostra prima coaching, Luca, Ero toccammo. piccino. Era il 2016, era novembre o dicembre del 2016. Toccammo un argomento molto importante, è il perdono. E poi dopo parlammo proprio di lupi con la bellissima metafora. Esatto, però che se sono due lupi, uno bianco, uno nero dentro di te, uno è cattivo, l'altro è buono, ma chi è che vince? È quello che sfami. Per me è una metafora molto limitante. Perché? Perché ti dice o bianco o nero. Cozza col mio a tutta vita, perché il mio a tutta vita è bianco e nero e tutti i colori. Perché? Perché nella vita abbiamo bisogno di assumere tanti tratti. Non possiamo essere vincolati solo a essere il Buddha, no? O essere solo arrabbiati, no. Ogni situazione, ogni contesto ha il suo giusto stato d'animo, ha la sua giusta emozione. Sia perché la devo riconoscere in me, sia perché io la posso comunicare, perché se la comunico allora la posso vivere. Se non la nego a me stesso, e questo succede molto spesso con gli sportivi, negano la paura. E quando negano la paura, fanno una performance. Sì, quello lì, Da. bip, vai. Esatto. Cioè, no, 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 scusa, non volevo dire una parolaccia, volevo dire un termine molto aurico, ma non è uscito. Indecente, ecco, chiamiamolo Invece, dai. indecente. Se invece, ma questo vale anche per i businessmen, quando hanno paura prima di un meeting, quando hanno paura prima di firmare un contratto,
E diventano super pesi? Gli atleti, guarda, a me mi capita di più con gli imprenditori. Gli atleti, a me mi garba tanto lavorare con gli atleti, proprio perché praticamente loro vanno in trance e se li guardi vanno spum. In trance. È uno spettacolo. L'altro giorno gli stavo spiegando come si faceva a un ostacolista e la volevo preparare, no? Gli volevo dire, guarda, allora faremo questo, no? Quindi allora poi dopo ti dirò, chiudi gli occhi, lei era già così, e ho detto, parto subito e via, e far avanti. Sì. E quindi quando sei in grado di accettare l'emozione che provi, allora la trasformi. E mi è successo con tanti atleti, cioè a me, io dico, sono molto fortunato perché ho aiutato tante persone a ottenere risultati, o meglio, obiettivi straordinari, ma perché erano preparati. Io una volta ho litigato con un ragazzo che ho intervistato, probabilmente andrà a Tokyo. Luca ride, vedi, strano Gabriele che litighi, non litighi mai con nessuno. Oh, amore di Dio. E perché parlavamo di un atleta che io sto seguendo, che si chiama Giorgia Speciale, una ragazza che non ha subito il passaggio da juniores a senior. Lei, medaglia d'oro olimpica giovanile, al primo mondiale senior ha fatto sesta, che è il secondo risultato a livello internazionale italiano, al mondiale, quindi comunque sia. E parlavo con questo ragazzo perché una delle cose che faccio è studiare le eccellenze, perché per essere persone eccellenti bisogna studiare l'eccellenza, e lui non si capacitava come una ragazza come Giorgia o qualsiasi atleta junior non prendesse almeno per un paio d'anni quelli che lui chiamava gli schiaffi morali per diventare grande. E io ho detto, certo, se t'alleni alla cieca fai a sbattere, se hai un metodo i risultati arrivano senza sbattere. E quindi quella è stata la litigata, perché lui si ostinava, perché lui stesso aveva provato solo l'emozione del ho sbattuto così tanto la testa nel muro che alla fine ho capito che devo cambiare. Oh, beato te che ci hai avuto la pazienza di 2 anni. Per come la vivo io la mia vita, io 2 anni non li posso perdere a non imparare un qualcosa. Io voglio essere il più veloce impossibile a imparare ad evolvere. Perché se quell'esperienza è arrivata nella mia vita, mi serve per evolvere, per crescere, per diventare migliore per me e per gli altri. E qui ci ricolleghiamo al discorso dell'Academy, il discorso che dici te, tu cresci per te, ma tu cresci perché vuoi contribuire al mondo. È un senso di contributo enorme che ti permette di ottenere questa grande energia che hai dentro. Perché come se cambia il mondo? Una persona alla volta. E la prima persona siamo noi. E quante percentuali? 1% al giorno. Tutti i giorni. Se voi migliorate l'1% ogni giorno, tutti i giorni dell'anno, voi alla fine dell'anno siete migliorati dei 365 volte. Anche in un anno così terrificante come quello di... Non importa. Lo riporto spesso io, il tuo gesto. Tutti i giorni. Così. Esatto, tutti i giorni. E lo sapete, a forza di parlare, cosa è successo? Che è passato il nostro tempo. Cioè, mi dispiace di essere qui a fare il bastafeste, no? Perché comunque io andrei avanti chissà quanto, però a tutti quanti ci farebbe piacere di poter parlare ancora tantissimo, anche perché poi il lupo arcobaleno è dentro di noi, il lupo arcobaleno è quello che ci nutre costantemente tutti quanti. E qui io sto parlando ovviamente di Gabriele, di Daniele, Giuseppe, tutti quelli che hanno fatto l'Academy. Ora stanno uscendo dei nuovi coccini, Gabri, interessantissimi, perché vedo c'è tanta... Guarda qui cosa è uscito. Cos'è uscito? Perché Gabri si parte da te, si passa a Luca, ma poi si passa a me. Perché tu sei stato coach di Luca, ma Luca è stato coach mio. Quindi sei il suo nipote. Esatto. Cavolo, le 3 generazioni, mamma mia. Vabbè. Il più giovane che è anche il più vecchio, no? Cioè, come si ribaltano le situazioni. Anche Alessandro Borghese.
è un'altra magia, è un'altra magia. A questa magia gli diamo 10, come direbbe il borghese. È che soltanto la nostra magia, diciamo, non può andare oltre quello che possa essere il tempo, e quindi è mezzogiorno e mezzo, la nostra mezz'ora, con tanto dispiacere, è finita, è terminata, e quindi ci siamo scambiati dei pareri, un po' di gioia, un po' di sensazione bellissima di essere all'interno di un gruppo dei pari e di scambiarci pareri con tanta affinità e con tanta complicità che ci unisce anche a distanza ogni giorno, veramente, da quando noi ci si conosce, e quindi è molto bello sapere che esistono i Giuseppe, i Gabriele, Daniele e tutti quelli che saranno con noi ancora per crescere insieme con l'Academy, con One End e tutto il nostro percorso. Gabri, vuoi fare te un saluto grande a tutti quanti? Finale? Voglio ringraziarvi di averci dedicato questo spazio, perché per me è un privilegio stare con persone che non solo rispetto, ma a cui voglio un gran bene, perché sento profondamente connesse alla stessa energia, alla stessa voglia di migliorare questo mondo. Se penso tutto il cammino che abbiamo fatto insieme, mi emoziono e sono sicuro che voi state costruendo qualcosa di ancora più grande, quindi più grande sarà ancora più grande. Io ci credo fortemente, molto molto molto, ci crediamo, e sarà così perché avete tutti i valori, tutte le competenze, tutti gli strumenti per rendere qualcosa di migliore. Io quando finisco un percorso di coaching con una persona, gli dico: bene, questo è quello che abbiamo raggiunto fino adesso, ora devi fare di più. Glielo do come dovere, devi fare di più. Perché? Perché sei libero dalla mia zavorra, quindi puoi andare ancora più in alto. Quindi vi auguro anche a voi di andare 100.000 volte più in alto. Andiamo, ma ci andiamo insieme, Ma voi, di solito apro io le strade, per una volta apritela voi a me, che io per farti alzare l'asticella a te, certo. No, perché lui l'asticella gli va più su, capito? È giovane, ma le asticelle Gabri, guarda la faccia. Vabbè, chiudiamo perché poi ci vediamo dopo. Ok. Voglio farti un ringraziamento personale io. E tu sai che qui da noi è come se fosse a casa tua. Tu sei sempre veramente ben accetto. E ogni qualvolta ci sei, ci alzi veramente l'asticella nostra. Quindi è un invito a tornare volentieri, perché con te c'è tanto da raccontare. Quindi veramente troveremo occasione, Luca, di poterne farne altre per evidenziare tanti tanti concetti importanti. Gabri, c'ho già delle idee in proposito. Vai. Perfetto. Ok, preparati, Gabri. Siccome lui è un maestro, secondo me dobbiamo chiudere. Non puoi svelare tutto, non puoi, vedi che ancora c'hai bisogno. Ma vedi, Luca, quando fa così, preparati. Preparati. Ciao a tutti. Ciao. E viva il coaching.